Ascolti TV sabato 10 marzo 2018, esordio di Ballando al 20,4%, c'è posta al 27,5%. I risultati dell'Auditel per i principali programmi andati in onda domenica 19 novembre. L'esordio di Ballando con le stelle 13 va anche oltre il 20%. C'è posta per te ospitava il duo Greggio Iacchetti e la coppia Belen Rodriguez Iannone. L'attesissimo esordio di Ballando con le stelle 13 ha conquistato il 20,4% di share ma non è riuscito a intaccare il primato di C'è posta per te. Il People Show di Canale 5 ha potuto godere di una stagione senza alcuna controprogrammazione ed ha consolidato i propri risultati. Difficile adesso scalfirli. La prima serata di sabato fa registrare il discreto risultato di presa diretta. Riccardo Iacona è riuscito a ritagliarsi uno spazio tra i due colossi dello spettacolo di Rai 1 e Canale 5. Ascolti TV sabato 10 marzo 2018, il prime time su Rai 1. L'esordio della 13ª stagione di Ballando con le stelle ha fatto registrare 4.205.000 telespettatori con il 20,4% di share. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha raggiunto 1.337.000 telespettatori con il 5,6% di share. Per NCIS New Orleans ci sono stati 1.163.000 telespettatori sintonizzati con il 5% di share. Su Rai 3 presa diretta ha interessato 1.108.000 telespettatori con share del 5%. Su Rete 4 Absolution Le regole della vendetta conquista 749.000 telespettatori con il 3,3% di share. Su Canale 5 c'è posta per te con Greggio, Iacchetti, Belen Rodriguez e Iannone, ha catturato 5.516.000 telespettatori con il 27,5% di share. Su Italia 1 Kung Fu Panda 3 ha intrattenuto 1.537.000 spettatori, 6,5%. Sulla 7 Lisre Barnaby ha messo insieme 482.000 telespettatori con share del 2,5%. Su TV 8 To End All Wars and Fight for Freedom si è fermato a 262.000 telespettatori con l'1,2%. Su 9 Fantozzi in Paradiso fa segnare un ascolto di 276.000 telespettatori con l'1,2% di share. Ascolti TV sabato 10 marzo 2018, Access Prime Time. I soliti ignoti di Amadeus cedono il passo a Ballando con le stelle su Canale 5 Striscia. La notizia è stata seguita da 4.656.000 telespettatori con share del 20%. Su Rai 2 LOL ha divertito 1.347.000 telespettatori con il 5,7%. Su Rai 3 Le parole della settimana ha interessato 1.654.000 spettatori con il 7,1%. Su Rete 4 Dalla vostra parte ha rappresentato la scelta di 897.000 telespettatori con il 3,9%. Sulla 7 8 e mezzo con la puntata di fine settimana ha interessato 1.174.000 telespettatori con il 5,1% di share. Ascolti TV sabato 10 marzo 2018, daytime mattutino e pomeridiano vince Silvia Toffanin con Verissimo su Rai 1. Linea Bianca ha raggiunto 1.981.000 telespettatori con l'11,3% di share. Il sabato italiano ha interessato 1.527.000 telespettatori con l'11,2%, nella prima parte. Sono stati 1.854.000 con il 13,1%, gli affezionati di Eleonora Daniele nella seconda parte. Su Rai 2 le Paralimpiadi sono state seguite da 31.000 telespettatori con il 2% di share, sono andate in onda dalle 2 alle 6.28, su Canale 5 la Soap Beautiful si è fermata a 2.828.000 telespettatori con il 15,1% di share, Verissimo ha intrattenuto 2.950.000 telespettatori con il 21,6% di share.